Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Dungeons 3. Allora ragazzi, nella scorsa puntata abbiamo terminato la prima missione e iniziato la seconda. E le novità della seconda sono un albero delle ricerche decisamente più ricco, con un pochettino di cose sbloccate e l'ingresso dei demoni, per esempio nel nostro roster, per così dire. Scusate un attimo, ma questo cazzo di... Ah, ok, mi sembrava a me. Giorno di paga, stipendi pagati 431 di gold, ok, vabbè. Guarda, io non la voglio fare la tesoreria lì, veramente. Onestamente non me ne va per nulla. Ah, questi punticini gialli mi rompono le palle. Perché quando arrivano i nemici li voglio individuare molto meglio di così. Ora. Il male indaffarato ha scoperto una stanza nel sottosuolo. Beh, oh! Ma quante. Quante cassette! Grande! Mi sa che farò così. Ora, che altro posso fare soltanto con i danari? Oddio, no, soltanto con i danari poco o niente. Purtroppo. No, non è vero, posso fare questo. Perfetto. Demoni migliorati, orda migliorata. Posso fare però la caverna del fabbro con... questa ricerca non è disponibile, per quale ragione mai? Grazie. Andate, va. Cosa vuol dire questa ricerca non è disponibile? Ah, perché devo fare prima la sala delle guardie. Ok. E la sala delle guardie mi può essere in realtà piuttosto utile in questo punto qua, mi sa. Sì. Perfetto. Molto bene. C'è dell'altro oro? No? Cioè, vabbè. C'è questo, ma... Ah, no, c'è anche questo. Ok. Sala delle guardie. I nemici sono entrati nel dungeon. Ecco, per l'appunto. Ok, grazie. Menateli, va. Perfetto, non vedo l'ora di sbloccare altre cosette. Poi, caverna del fabbro, vai. Il male omicida aveva ricercato la caverna del fabbro. Questa perfida stanza serviva a generare creature ancora più perfide dell'orda, con cui approntare letali trappole e robuste porte, utilizzando le cassette degli attrezzi. Il male intraprendente era ansioso di provare. Ok, io quasi quasi farei... Dove la faccio? Secondo me qui. C'è anche un po' di oro. Che va ben messo da parte. La tesoreria sta bene qui. Oh, che sta succedendo qui? Oh, cacchio. Lucertola drago. Minchia. Ok. Potrebbero rappresentare forse un piccolo problema. Cos'è sta cosa? Perché c'è un punto rosso? Non capisco. Efficienza 30 per... No. Dov'è che... Scienza 30% all'allevamento di tacchini? Vabbè. Amen.
Io onestamente sti cavoli proprio. Ok. Vai. Caverna del Fabbro. Aspetta però. Tamburo. Giusto. Vai. Poi la caverna del Fabbro qui. Bam. Andate. La prima caverna del Fabbro era stata completata. Presto qui si sarebbero radunate le creature dell'Orda di loro spontanea volontà oppure no, per realizzare pericolose trappole per gli ignari eroi. Minchia. Ok, è gigante. Questa macchina è gigantesca. Aspetta. Larghiamola un po'. Perfetto. Benissimo. Giorno di paga. Che cavolo? Oh! L'oro, porca miseria, l'oro. Non puoi pagare Soxmel. Lo so. No. Calma. Mo lo paghiamo, tranquillo. Ste lucertole mi danno da pensare. Effettivamente. Sono al massimo i mocciolosi? Purtroppo sì, vero? Sì. Questo non è bene. Ah, trappole semplici, vai. Anche trappole medie. E trappole complesse. Ma anche no, vabbè. Mi sta bene anche così. Ok. Questa trappola è così indie. O si dice indie. Freccia, vai, colpisci. Che meraviglia. Bam. Perché questo non basta. Eh sì, ci vorrebbe la tesoreria qua. Forse un combattimento nel dungeon. Ok, va benissimo. I tuoi moccioloni hanno scoperto un nido di drago. Oh oh. Che cos'è un nido di drago? Un altro, eh? Che gioia. Sono un filino spaventati, lo so. Qui c'è un altro filone d'oro, il che non è affatto male come cosa. Vabbè, dai. Mi sa tanto che devo utilizzare un po'. Allora, un altro naga, va. Wow, che cazzo... Bene, scusate. Distruggiamo il bene. Dai, coraggio. Maledettissimi.
Dai, dai, coraggio. Su. Liberatevi di sta roba. Così non ci pensiamo più, veramente. Ok, ci sono queste due pozioni qua. C'è una qua. La pozione è sparita qui. Ma questa poi. Grazie. Non c'ho i soldi. Che stress. Non voglio fare le tesorerie vicino qua, perché sennò poi le creature devono fare un sacco di strada. Che pallissime. Vabbè, comunque sia. Ma qua c'è un sacco di oro. Può anche fare a meno. Quanto cavolo ci mettono a trasportare l'oro? Tantissimo. Vabbè, però pensandoci si potrebbe fare una... tipo una tesoreria extra, tipo piccolina qui, no? Così si fa prima, porca miseria. Allora, il macchinario da fabbro cosa può fare di bello? Oh, posso fare le porte e le trappole, è vero? Ah, porta di legno. Poi, trappole manuali, sfracellatore, trappole automatico, trappola con spuntoni, ok. Oddio, una la voglio provare. Minchia, costicchiano. Ok. È giorno di paga. Mi sta benissimo così. Dai, dai, coraggio. Forse un'altra piccolissima tesoreria qua non sarebbe male. Giusto per avere quel tot di denaro che serve per... Esatto, vedi? Mi sa che così andrà un pochettino meglio adesso. Ci sono entrati nel dungeon. Talia non doveva essere qui, vabbè. Poco male. Sì, andatevi a prendere i soldi dove... dove ci sono. Bam! Ok, che altri potenziamenti possiamo fare? Abbiamo le trappole complesse tecnicamente, però posso migliorare Talia. Altre creature? Migliorata l'orda? Forse è meglio. O magari, aspetta un attimo, di cosa posso migliorare l'efficienza? No, vabbè, a me serve più denaro in questo momento, detta proprio francamente. Ok. Chi è che sta lavorando a questa cosa? Perfetto. Allora, sono le creature a lavorare a questo, cioè tipo i goblin o gli quelle dell'orda. Goblin orchi e i mocciolosi portano le cassette. Ha senso, ha perfettamente senso. Ah, cassette di attrezzi 33 su 54, va benissimo. Ok, ha senso. Bene.
D'accordo, io penso di poter dire che più o meno ci siamo con le cosettine da fare. Hai fame? No, io volevo solo vedere. Vaffanculo. Ho sbagliato tutto. Ma la produzione delle trappole come faccio a vederla? Come sta messa? Adesso dovrebbe arrivare un moccioloso qualunque a prenderla, mi sa. Infatti, no. Non si capisce bene. Vabbò, sentite ragazzi, io mi sa che vado un attimino a fare un po' un attacchino. Che ne dite? Un potenziamento a Talia. Anzi, più di uno. Un paio di potenziamenti a Talia. E dopodiché, esercito. E ci prendiamo. Allora, questo è di guardia, giusto? Perfetto, andiamo. Siamo tutti? Più o meno sì. Sì. Esercito piccoletto, ma vabbè. Non ce lo facciamo bastare. Allora, questo puntino sulla mappa mi rompe veramente le palle. Andiamolo a uccidere. Sono un paio. Allora, tre orchi, un goblin, un demonetto, due naga e Talia. Va bene. Mi accontento. Che oltretutto aumentano d'esperienza, finalmente, che così sono un pochettino più forti. Benissimo, facciamo un breve passaggio qua, che così ci prendiamo queste sferette extra. Grazie. Poi ce ne andiamo bellamente qui. Ah, c'è questo posticino difeso, eh. Au. Oh, mi Ci sono dei piace. nemici nel tuo dungeon. Vabbè, non è un problema. Oddio, in realtà è un problema. Difendi il cuore del dungeon. Dovrebbe suonare l'allarme, tipo? Sì. È giorno di paga. Qui abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Adesso voglio che andiamo qui. Dai, perché sennò, porca miseria, La pietra della Genna è molto vicina. Presto la distruggerò. Thanos sarà fuori di sé. Porca miseria, che stress, ragazzi. Queste trappole con spuntoni non è che siano state proprio efficacissime. Vabbè, ho capito. A quanto pare alcuni guardiani elementali non apprezzavano che qualcuno si avvicinasse troppo alle pietre. Subito si avvicinarono minacciosi a Cazzo! Talia. Ovviamente il male che difende era pronto a proteggerla a ogni costo. Ci sono dei nemici nel tuo dungeon. Madonna mia, che palle! Talia, Oh! cosa stai facendo? Ma ne stanno arrivando Perché altri! sei tornata al mare? Cazzo! Padre? Padre, io non lo Ragazzi, so. sono nella Cerco merda. continuamente di votarmi al bene. Oddio Niente mio! di me. Sono Tace, nella stupida. merda! Thanos, tu e i tuoi mi avete sempre guardato con disprezzo. Grimly mi insultava senza che tu dicessi una parola per fermarlo. La colpa di tutto questo è tua! Figlia mia, non è vero. Guarda dentro di te. So che c'è ancora del bene. Lascia che sia quello a guidarti.
Non questo. Mi sa che ho inciampato per caso in un cavo. Purtroppo Thanos non potrà proseguire la sua chiacchierata con Talia. Porca miseria, ragazzi. Con un sussurro. Il male disattento non era riuscito a proteggerla. Per sua fortuna poteva provarci un'altra volta. Lo so, vabbè. Ma chi diavolo se l'aspettava questo attacco? È la prima volta che arriva un attacco così potente. Porca miseria. Vabbè. Il cuore del dungeon comunque si cura col tempo. Minchia, 400. Che presa a male, ragazzi. Ma che palle, soprattutto. Cioè, questa cosa proprio non... Questa cosa proprio non ci voleva, sapete? Ah, 8 su 15? Ah! Interessante. Minchia, 500 costa. Vai. 500 e 300. Vabbè. Che rottura di palle, non raccolgo abbastanza oro. Mi sa che la sala di lettura... Sì, è vero, era quella per potenziare le cose, no? Vabbè, adesso serve decisamente un pochettino di tempo a tutti quanti per riprendersi. Anzi, beh, a dir la verità, sostanzialmente stanno messi tutti quanti piuttosto bene. Non è che sono partito... non ero partito da tanto. Ecco, questo però, giustamente... Mi serve il mana per rievocarlo. Lasciamo un po' di gente qui. Ah, ripartiamo. Io sono il male. Orda migliorata? Migliorare Talia? Non si può fare niente di tutto questo. No. Vabbè. Torniamo dove eravamo rimasti. Oh, aspetta. Ok, perfetto. Grazie a Dio li ho intercettati subito. Da dove arrivano sti maledetti? Quasi quasi ne approfitto per andare a distruggere il campo... Questo qui. Ok. Cura, cura, cura. Minchia, ben difeso. Vedete che vi dico? Attacchiamo prima di qua, va. E questi mo? Vabbè, ragazzi, non è proprio così semplicissima come cosa. Che avere tante creature costa. Purtroppo costa caro. Giorno di paga. Calma, curatevi prima di passare a questi. Ma eliminiamo questo che così arriva un po' meno gente. Solo che... A me sembrano sempre un po' pochi. Però non c'ho abbastanza malvagità.
Vento malvagità al minuto 75 è troppo poco. Allora, facciamo una cosa intanto. Andiamo qui. Come ubbidienti cani da guardia, i guardiani elementali apparvero di nuovo, pronti a togliere di mezzo ancora una volta. Vabbè, si fa presto. Ah, si guadagna anche esperienza, molto bene. Tal, ok. Cosa stai facendo? Perché sei tornata al male? Padre? Padre, io non lo so. Cerco continuamente di votarmi al bene, ma una parte di me... Taci, smidollata. Thanos, tu e i tuoi mi avete sempre guardato con disprezzo. Grimly mi insultava senza che tu dicessi una parola per fermarlo. La colpa di tutto questo è tua! Figlia mia, non è vero. Guarda dentro di te. So che c'è ancora del bene. Lascia che sia quello a guidarti. Non questo. Mi sa che ho inciampato per caso in un cavo. Purtroppo Thanos non potrà proseguire la sua chiacchierata con Talia. Che peccato. Senza più ostacoli, Talia continuò a operare per spezzare il sigillo. Ma cosa... Oh sì, ma certo. Ah, presto il sigillo verrà spezzato. Ok. Portiamo anche loro qui. E adesso l'esercito è un po' più potente, onestamente. Sì, oltretutto, in effetti è vero, mi ero bellamente scordato di fare delle creature extra. Vai, va. Lasciamolo qui. Che posso fare per te? Vai. Questo esercitino va bene. Senti, quanto ci vuole qua? Tutto ciò che è bene deve morire. Ah, ok, proteggita... Ah, ok. Ecco fatto. Sigillo spezzato. Oh, che cosa ho fatto? Che la dea mi perdoni? Ci sei ancora? Senti, Bella, non è che potresti trasferire la tua anima buona da un'altra parte? Mentre Talia parlava da sola, per l'ennesima volta, il sigillo si ruppe del tutto. Nel dungeon si aprirono diversi portali verso uno strano mondo. Da essi fuoriuscirono subito alcuni demoni di quelli seri, pronti a mettersi al servizio del male che libera dalle giri. Le pietre della Geenna celavano una magia potente e spietata, che non solo riforniva il dungeon di mana, ma era estremamente pericolosa. Ovviamente questo non era un problema per il male rischiatutto, perché tanto era lontano. E poi la magia avrebbe dovuto avere effetto solo sugli eroi. Con la pazienza di una volpe, il male insidioso attese l'arrivo di alcuni eroi per testare la propria possente magia su alcune cavie inconsapevoli, pur a costo di sacrificare un po' di mana. Aspetta, magia distruttiva, ok. Le pietre della Geenna si stavano ancora ricaricando per il prossimo incantesimo. Ah, ok, vabbè. Che posso fare? Oh, minchia che sberla. Bene. Aumentato di livello, grande. Prendi questo, qualunque cosa sia. Ah, la demolitri. Ok. Ci sono dei nemici nel tuo dungeon. Aia, che sberla, porca miseria. Difendi il cuore del dungeon. Ok, vabbè. È stato fatto piuttosto male a costui. Quindi... Bam! Sberle, porca miseria. Benissimo. Adesso, proseguiamo un po', va. Ok.
Che io mi sto stufando di rimanere sempre. Migliora Talia. Va benissimo. Nelle mie vene. Beh, dai, dai. Vorrei cercare di concludere questa missione oggi. Pietra, diversi guardiani si animarono per attaccare Talia. Nella sua saggezza, il male che tutto sa era pronto. Almeno spero. Il male che tutto sa. Vabbè, 1:40 a proteggere Talia nel mentre. Fermati. Torna alla luce. Ho faticato per lunghi anni, salvando e caricando un sacco di volte, per riuscire a bandire tutti questi demoni. Salvando e caricando un sacco di volte, che bello! Forte. Combattilo, figlia mia! Non dimenticare che questo bel tomo ti ha tenuto rinchiusa in un posto chiamato biblioteca affaticante negli ultimi anni, e che il suo miglior amico è un nano che odia a morte tutti gli elfi. So che il narratore dovrebbe restare neutrale, senza immischiarsi nelle vicende della storia, ma questo tizio mi dà davvero sui nervi. È lontano che pensi ai fatti suoi. Giusto. Tu non sei mio padre, mi hai soltanto sfruttata. Proclami di essere un onesto paladino del bene, eppure hai lasciato che io fossi derisa e insultata. Fra noi è tutto finito. Tornata finalmente alla sua vera natura, Talia non prestò più attenzione a Thanos e riprese a occuparsi delle pietre. Da questa parte, Hobbit, cioè creature malvagie. Hobbit. Ok, vai. Ah no, da quest'altra parte. Il sigillo è spezzato. Vabbè. Talia aveva vinto un'altra pietra della Genna e questa volta non aveva neppure dovuto discutere con la propria parte buona. Beh, a dire il vero io vorrei dire che... Insomma, piantale, stai zitta! Allora, dove eravamo? Ah, sì. Ancora una volta una fontana di mana si levò nel cielo e un portale si aprì. Non si sa verso quale universo, quello dei fratelli Winchester, quello di Buffy o quello di Stupide. Ma così che uscirono dei demoni assassini. Come solito per ogni gioco che si rispetti e che debba tirarla per le lunghe, c'è ancora una terza pietra da sistemare. Talia si era già messa in marcia. Giustamente. Il cuore del dungeon è sotto attacco. Porca miseria, che palle. Sono arrivati dei... Ma scusa, ma da dove sono arrivati sti demoni? Beh, uno è ridotto piuttosto male. Però vabbè, si rigenera da solo usando il mana, eccetera, bla bla bla. Ma questo... 8 demoni? Ma che diavolo... Scava un po', va. 3, 6, 7, 8. No, ma mi sa tanto che... In effetti... Vabbè. Ok, fantastico. Fatemi un po' eliminare costui, per piacere. Bam! Benissimo, vai. Prendi pure un pochettino di questi. E facciamo un altro potenziamento a Talia e un altro potenziamento... Manco per il cavolo, eh. Vabbè, senti. Attacca, va. Io lo so che ogni tanto devo portarli indietro, però... Per adesso devo dire che mi trovo proprio bene così. Ho esaurito i tacchini. Oh oh. Ok.
A quanto pare non basta per quel... il tacchinario. Il tacchinario non basta per tutti quanti. Ok. Dovrebbe andare un sacco meglio adesso. Dicevamo. Andiamo a conquistarci l'ultima parte. Ma che diavolo? Perché? Vabbè. Perché state attaccando? Perché stai attaccando quella cosa? Ma che pro? Vabbè. Contento te. Un altro simpatico gruppetto. Minchia. Vabbè. Tutti morti? Interessante. Ok, minchia, sono veramente forti. Adesso. È giorno di pace. Giustamente, se sono di livello più alto costano di più, vero? In paghe. Perfetto, vai. Ma cancellate tutto e tutti, via. Bam! Ma le sberle che tira Talia sono veramente importanti. La magia delle pietre della Genna era pronta per un nuovo attacco, possibilmente letale. Ok, dai, concludiamo, basta. E una terza volta i guardiani si levarono per impedire a Talia di toccare la pietra della Genna. Chi l'avrebbe mai detto? Ma non ho esaurito i tacchini, ci stanno. Talia, ti imploro. Ancora tu? Insomma, è la terza volta che ti fai sentire. Ma che cosa sei? Lo spirito del Natale o qualche cosa del genere? Vedi di piantarla, di blaterare e lasciaci giocare. Ma io... Basta, non tornerà da te, l'hai capito? Anzi, secondo me, fra 15 o 16 missioni ti darà una lezione che non scorderai più. Ma io sono... Sei proprio duro di comprendonio, eh? Ok, Talia, fai tu. Taci, Thanos! Potrei dire una parola? No! È meraviglioso. Ragazzi, questa cosa è scritta, è divertente, è proprio fantastica. C'è proprio poco da dire, è fatta bene bene. Oh, porca miseria, questi... Stavolta erano parecchi. Wow! Uno si alza un'altra volta. Porca miseria. Ok. Dai, coraggio. Porca miseria, continuano ad arrivare. Finalmente l'ultimo sigillo era stato spezzato. Morte al bene, potere al male. Talia aveva infatti vinto un'altra pietra della Genna. Che diavolo, perché lo sciopero? Demoni fuori dal portale, bla bla bla. Ormai si è capito come funziona. Ora non restava che l'ultima pietra della Genna. Aspetta un attimo, non hai detto che erano tre? Beh, questa era la terza. No, guarda che ti sbagli. No che non mi sbaglio. Hai detto che un gioco che si rispetti ha tre obiettivi. Ho anche detto ogni gioco che si rispetti. Ok, se la metti così hai ragione. E allora via verso la numero 4. Fantastica. Meravigliosa, è comparsa una in più senza motivo. Bellissimo. Ok, abbiamo risolto qua da queste parti. Questi che stavano scioperando per qualche ragione a me sconosciuta. Bastardi. Oh, ma sti demoni quanto cavolo mangiano?
Vediamo. Migliora lorda, migliora i demoni, migliora lorda. Ah no, aspetta. Migliora questo, migliora questo, migliora questo, migliora questo. Poi questo. E mi sta bene così. Talia, nonostante 3 sia solitamente il numero perfetto, dopo 4 pietre proverò un'ultima volta a farti tornare in te. Fermati e torna dalla parte del bene. Insieme potremo cancellare il male dalla faccia della terra. Padre, io... Mai! Io diventerò la regina del male e distruggerò tutto ciò che è buono! Queste parole dovrebbero aver chiarito tutto quanto. E ora sotto con l'ultima pietra. Purtroppo un infausto mucchio di rocce bloccava la via verso la quarta pietra. Era necessario liberarsi. Ricorrono proprio ogni trucchetto per allungare un po' il brodo. Bravi! Proprio degli sviluppatori del fiato. Minchia, ci vuole tantissimo! Madonna mia, le sberle, ma che è? Il cumulo di rocce era più resistente del previsto e... Ma cosa diavolo? Chi mi ha svegliato? Sei stata tu? I miei figli sono... morti. Pagherai per ciò che hai fatto. Io ti schiaccerò. Oh, questa non me l'aspettavo. Ovviamente il male pronto a tutto temeva un'eventualità del genere e pertanto era preparato a combattere. Almeno spero. È giorno di paga. Porca miseria, ragazzi, guarda che... Ma è gigantesco, dovrebbe essere pieno di tacchini. Le pietre della Genna erano ricolme di magia. Potevano essere usate di nuovo. Ok, questa cosa è veramente tremenda. Mi sa che è il caso di chiamare tipo tutti. Perché se no qua... Ah, questo è messo in sciopero, tipo. Ok. Questo è un problema. Vai, vai. L'incantesimo delle pietre della Genna poteva essere scagliato di nuovo sui nemici del male sacro. Non si rialzerà più. Oh cavolo, ecco che arrivano. Ah, perché non bastava, no? E che palle. Oh no. Vabbè. Con un rumore sordo, l'enorme mostro di pietra si abbatté al suolo. Il male che spacca la pietra aveva 3 occhi. Il male che spacca la pietra. Ci sarebbe anche uscito un nuovo. Benissimo. Ho preso anche un sacco di malvagità, a quanto pare. Bene. Prendere la quarta pietra era ora un gioco da ragazzi. Tanto che abbiamo deciso di inserire un piccolo filmato per risparmiarti il solito noioso punta. Tutti i sigilli erano stati spezzati e i demoni erano pronti a portare il caos, la distruzione e la musica folk nel mondo. La musica folk, perché? Ok, forse l'ultima delle 3 me la sono inventata. È stupendo tutto ciò. Ancora dava la caccia all'elfa oscura e alle forze del male che l'accompagnavano. Lei intanto aveva voltato definitivamente le spalle a Thanos, suo padre, resistendo alle forze del bene. Quando le spie del nano trovarono le pietre della Genna ormai distrutte, l'esercito del male circospetto era ormai lontano.
Tutto questo è meraviglioso, ragazzi. Non so proprio che dire. È bellissimo. Ok, indietro, indietro, indietro. Ok. Aspetta. Aspetta, signori dei dungeon, il male che sviluppa i giochi e i suoi fedeli servitori desidero ringraziarvi per il costante supporto e per le energie spese nel contrastare le tenere forze del bene che tanto ama gli unicorni. Noi umili sviluppatori abbiamo dato fondo a tutta la nostra malvagità per realizzare questo gioco. Poiché il male che schiaffeggia i mocciolosi non dorme mai, desideriamo continuare a migliorare la vostra esperienza di malvagizzazione. Pertanto vorremmo conoscere la vostra opinione su Dungeon 3 e come renderlo migliore. Ok, ok, ok. Va bene, poi ci penso. Comunque se lo merita. Anzi, forse è il caso di farla alla fine questa cosa. Va bene ragazzi, allora, anche questa seconda missione è terminata. Ci vediamo domani con una nuova puntata e una nuova missione. Nel mentre ragazzi, mi raccomando, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie, e qui sotto in descrizione troverete come sempre tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale e anche il link alla playlist completa con tutti quanti i video della serie di Dungeons 3. D'accordo ragazzi? A presto!